Corruzione, 15 arresti, c'è anche un ex PM. Morte di Pamela, esclusa l'accusa di omicidio per Osegale. Maldive nel caos, arrestato il presidente della Corte Suprema. Frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Queste le accuse che oggi hanno fatto scattare l'arresto per 15 persone in un'operazione congiunta delle procure di Roma e Messina. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex PM di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Contefanti e Enzo Bigotti, quest'ultimo già implicato nel caso Consip. Avvocati e giudici si sarebbero prestati a insabbiare inchieste. Fermo convalidato, ma solo per occultamento e vilipendio di cadavere, non per omicidio. Questa è la decisione del GIP per Innocente Osegale, il nigeriano finito in carcere per la morte di Pamela Mastropietro, ragazza romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nelle campagne di Macerata. Pamela ha avuto una crisi, è andata in overdose e io non sapevo che fare e sono scappato, avrebbe detto Osegale al giudice. Sull'omicidio della ragazza intanto ci sarebbe un nuovo indagato. Caos politico alle Maldive, dove è stato proclamato lo stato di emergenza e sono stati arrestati il presidente della Corte Suprema e un giudice. La Corte aveva ordinato il rilascio degli oppositori politici arrestati e l'annullamento della sentenza di condanna del 2015 dell'ex presidente in esilio Nasheed. Al via stasera la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, Michel Hunziker e Pierfrancesco Favino faranno gli onori di casa per la prima serata con ospiti Fiorello, Gianni Morandi e il regista Gabriele Muccino e tutto il cast del film A casa tutti bene. Per la gara canora questa sera schierati tutti e 20 i Big. E questa era la nostra ultima notizia. Per gli aggiornamenti potete consultare il sito www.adncronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.